Ciao a tutti, ebbene sì, oggi è il 14 e sono 2 mesi di testosterone finalmente. Sono contento perché sinceramente all'inizio rompevo talmente le palle che dicevo non passa, non passa, i giorni passano lenti e quindi dicevo non passa per niente. Invece siamo già a 2 mesi di testosterone, non ci credo. Allora, si fa caldo oggi tantissimo, infatti, mamma mia, fra un po' vado a lavoro, quindi sto facendo adesso il video perché poi vado a lavoro. E nulla, volevo un po' raccontarvi di che cosa è cambiato o cosa no. Allora, iniziamo con il cambiamento della voce. Praticamente, allora, adesso mi sentite così, non so se vedete altri video miei, quelli vecchi, almeno vedete un po' se la voce, cosa, come più che altro vi sembra a voi. La sento più rauca, la sento più bassa, poi dipende, dipende. La mattina è più rauca, nel senso molto profonda, e pomeriggio, magari tipo se pomeriggio ce l'ho tipo così. Alla sera invece mi si abbassa tantissimo, ma tanto 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 tanto, e quindi diciamo che è un po' così così, cioè diciamo che si sta stabilizzando, quindi praticamente mi si abbassa e non mi si abbassa, dipende. Quindi nella voce si può dire questo. Mi fa molto male la gola. Forse nell'altro video l'avevo già detto, mi fa un po' male, un po' no. Dipende. Penso che sia normale, quindi sono tranquillo. E invece tipo dei peli. Allora, i peli, come ho detto nel video precedente, ho tantissimi peli già di mio, quindi non vedete molto differenza perché di prima a dopo sono uguale. Quindi non. Adesso magari nel video non sembra qualche perché le sopracciglia sono fatte, non vedete molta differenza, cioè non si vede neanche un po' di peli anche neanche qua, però vi metto la foto che così almeno vedete un attimo. Vi metto la foto magari dei peli qua, perché comunque c'ho peli sia qua e sia qua. Qua, vabbè, comunque sono pieno, non si vede niente, però fidatevi che ci sono. E anche sulle gambe, vi metto le foto sulle gambe, eccetera, così vedete un attimo. Anche se non mi vedo molto diverso perché già prima avevo tanti peli, quindi sinceramente non vedo molta differenza. E poi volevo parlarvi del mio del carattere e più che altro gli ormoni. Allora, ci sono più che altro giorni in cui comunque ho le crisi di disforia, ma molto forti. E mi arrabbio, voglio piangere ma non riesco, sono un po' diciamo così così col carattere. Invece a volte sono tipo dentro triste e cerco magari di non pensarci neanche, ma dipende da giorno a giorno, dipende comunque se magari non ho nulla da fare, penso magari di più al mio malessere, nel senso che mi vengono le crisi di disforia. Perché poi mi vedo il corpo, eccetera, voglio talmente tanto, cioè nel senso di operarmi, di cambiare, quindi è normale, cioè con le crisi di disforia, diciamo. Però ho un carattere, diciamo, a volte non mi vado a arrabbiare, a volte sì, dipende dai giorni, dipende, non è sempre. Poi, del caldo, cioè nel senso, visto che è su per giù quello che sento, la temperatura, eccetera, dipende anche lì perché anche prima sudavo abbastanza, avevo sempre caldo anche prima. Adesso magari ci sono sbalzi di temperatura più alta e sbalzi di temperatura più bassa, dipende, nel senso che freddo non ne ho proprio, però sudo magari di più e sudo di meno, dipende. Quindi ho un po' di sbalzi, ma non più di tanto per adesso, quindi dipende magari dai comunque giorni, ecco. Poi la faccia, nel senso se sta cambiando qualcosa, eccetera,
La vedo più comunque qua, mi fa molto male anche qui, non so, boh, se magari può essere che sta cambiando. La vedo più marinata qua, dipende, anche lì. A volte mi vedo un mare un po' di più, a volte no. Poi comunque vedo anche che, a parte che faccio palestra, però vedo molto anche le vene delle mani. Non so se si notano qua. Non so se li notate. Poi faccio anche la foto. I muscoli un po' di più. Prima le vene sulle mani non ce l'avevo e giuro che non ce l'avevo. Infatti dicevo, c'ho le mani da donna, che poi non è vero perché comunque la mia ragazza è bianca, anche di molto bianca, e c'ha le vene ovunque in fuori che si vedono, però ero talmente disperato, dicevo così. Invece mo c'ho anche le vene sulle mani, sono contento, e poi comunque anche le vene qua mi si stanno venendo, alquanto che qua non ce l'avevo, e poi c'ho il muscolo durissimo, che sinceramente sono strafiero, contento, e anche il seno sono molto molto più piccole, molto molto, infatti sono strafelice anche di questo perché facendo anche palestra eccetera vedo che mi non ce l'ho così grandi, ecco. E poi vabbè, comunque più sulla pancia, quelli là ce l'avevo già da prima, però vedo che mi si stanno più espandendo, infatti faccio anche lì la foto. E poi la fame. Invece la fame dipende, dipende. Adesso sto facendo, diciamo, la dieta del riso perché voglio un po' dimagrire, perché essendo con la massa muscolare sto mettendo, diciamo, chili in su, infatti ho messo 2 chili in su e subito l'ho tirati giù, quindi con la dieta del riso, diciamo, faccio su e giù con il peso. Voglio la massa muscolare sì, però voglio togliere la pancia perché ho un po' di pancia, quindi mi dà fastidio. Perché è normale, comunque mi si sta spandendo tutto sulla pancia il grasso, allora voglio togliere. Cioè, voglio fare un po' di dieta e facendo i pesi. Quindi, sono alla dieta, ecco. Quindi, di questo, sì, la fame quindi un po' ce l'ho, a volte no, dipende, ecco. Dipende se sono nervoso, sono nervoso tutta la giornata, ho più fame. Quindi, non vedo nulla di, ecco. Anche prima avevo un po' di sbalzi. Poi, i brufoli sono pieno. Non si vede perché il telefono non si vede niente, sono pienissimo, non so se si nota, ma niente, anche sulla schiena sono pienissimo, quindi poi vi faccio le foto e ve li metto nel video. Ha dei brufoli ovunque dove ce l'ho. E del ciclo non lo so perché mi arriva a fine mese, quindi oggi è il 14, quindi devo aspettare dopo il 20 che se mi arriva o no, poi vi faccio sapere nel prossimo video. In teoria non dovrebbe, perché l'altra volta, il mese scorso, diciamo, con la puntura, diciamo che è uscito veramente tantissimo, quindi sembrava che voleva tipo scaricarsi totalmente, quindi spero che non mi viene più. E nulla, penso di aver detto tutto. Sono comunque contento e voglio andare avanti col testosterone. Voglio essere contento e finalmente cambiare, essere me stesso, essere felice, non depresso e niente. Tutto qui. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo nel prossimo video.